La grande attesa è terminata. Sabato 1 maggio è stata ufficialmente inaugurata l'Esposizione Universale di Shanghai. Fino al 31 ottobre, 6 mesi dedicati a quella che già si configura come un'expo da record. 70 milioni di visitatori previsti, 192 paesi partecipanti, 48 organizzazioni internazionali presenti, 5,28 km di area espositiva. Una manifestazione di portata storica in cui l'Italia gioca un ruolo da protagonista. Lunghe code fuori dal padiglione e tanta curiosità tra i visitatori. Quello italiano, infatti, tra i padiglioni più popolari dell'intera Expo. Una giornata incominciata con l'arrivo della delegazione italiana e proseguita con la cerimonia ufficiale di apertura. Forte entusiasmo da parte delle autorità per quella che promette di essere una vetrina senza precedenti per il Made in Italy. Ad accogliere il taglio del nastro per mano del ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo con il commissario generale per l'Expo Shanghai 2010 Beniamino Quintieri e Riccardo Sessa, ambasciatore dell'Italia in Cina. A seguire, visita degli spazi espositivi accompagnata da Giampaolo Imbrighi, l'architetto che ha firmato il progetto del padiglione, e Lucio Stanca, amministratore delegato di Expo 2015 SPA. Tutti con il naso verso l'alto ad ammirare l'orchestra della Scala di Milano sulla parete verticale all'ingresso. Il meglio del patrimonio italiano, dalla cultura ai prodotti industriali, passando per la mostra Italia Mosaico di Culture, dedicata alle regioni d'Italia e inaugurata dalla Basilicata. Una suggestiva scenografia per lasciare il pubblico col fiato sospeso, e così è stato. Un grande evento che ha già cominciato a stupire. Vi aspettiamo al Padiglione Italia, lasciatevi sedurre.